e il marchese d'Alba Fiorita con tutti i suoi regali non riuscirà mai a farmi innamorare di lui. E neanche il conte de Forlimpopoli con la sua affettata protezione. Mi voglio fare innamorare il cavaliere de Ripafratta. Sì. Oh, non si dito che riesca, ma che provare. Ma dico, chi è lo che l'uomo che resiste a una donna che è pronta a offrirgli tutta la sua arte? Chi è lo quello che resiste alla tentazione? Ah sì, quelli che scampano da paura di perdere, e scampa. Ma questo cavaliere orso che fa un rustico, che sta fermo, e te guarda, e spetta, e se compiase della sua resistenza. Se proprio questi che a suo despetto prima o dopo gli casca. Oh, non dico di potergli riuscire, ma le proverò. Le proverò, sì, sì. Anche perché non vorrei che la mia reputazione. Mi so divertia come una amata a farmi correre drio da sto cavalier rustego ed espressador delle donne. E adesso non vorrei perderla, la mia reputazione. So sola al mondo, non ho nessun dal cuor che mi difenda. O meglio, che sarà quel buon uomo di Fabrizio. È vero. Che ho promesso tante volte di sposarlo, ma prometti, prometti, e se stancherà. Ti vuol vedere che forse la cosa migliore sarà quasi quasi di sposarlo? E perché no? Perché mi può fasso, ma poi non fasso niente. Ma sì, Fabrizio mi vuol bene e mi lo sposerò. E così, cambiando stato, posso cambiare costume. E pensando alle malizie imparare, ricordeve sempre della locandiera.